ambientalisti sul piede di guerra, strage di querce, salici e pioppi alla riserva delle sorgenti del Pescara Popoli, una delle prime aree protette in Abruzzo. La regione intervenga sulla gestione di questa e di altre aree protette, così si perde un patrimonio unico. Oggi a Pescara le associazioni LIPU, Stazione Ornitologica Abruzzese e Salviamo l'Orso ne hanno parlato in conferenza stampa per denunciare quello che appare come un incredibile scempio in corso alla riserva naturale regionale Sorgenti del Pescara a Popoli. De Sanctis, tante le criticità, avete chiesto provvedimenti urgenti alla regione. Sì, perché il taglio che è avvenuto di alberi che è avvenuto nelle sorgenti del Pescara è inaccettabile, basta vedere le immagini in pieno periodo riproduttivo della fauna con decine di nidi degli uccelli sopra gli alberi, si è proceduto a tagliarne decine e decine di varie specie, alcuni dei quali di dimensioni di più di un metro di diametro, di varie specie, addirittura anche è stata tagliata una roverella, una quercia. Quali problemi di sicurezza? Perché loro, il Comune ha sostenuto che ci fosse un problema di sicurezza, peraltro noto da anni, quindi l'intervento intanto si poteva programmare e quindi fuori dal periodo riproduttivo, ma limitandolo a pochi alberi, rari alberi, qualcuno inclinato, ma non è che in una riserva, nel cuore della riserva si tagliano decine di alberi in questo periodo, peraltro aprendo una pista vera e propria di esbosco, perché parte del legno è stato anche, abbiamo appreso, portato via. E adesso chiederemo, abbiamo fatto un accesso agli atti anche per sapere tutte le autorizzazioni, chi ha portato via questo materiale, perché. L'assessore che cosa vi ha detto? L'assessore comunale sul posto ha ribadito questo fatto della sicurezza, ma a questo punto se dovessimo seguire che in un sentiero, in una riserva naturale, si devono tagliare decine di alberi lungo il sentiero, a questo punto al Bosco di Sant'Antonio, nel Parco della Maiella, dove vanno migliaia e migliaia di persone, dovremmo tagliare tutti gli alberi, i faggi secolari. In una riserva bisogna fare interventi limitatissimi, delicati, puntiformi. Non vi convince neanche la posizione del Comune di Popoli, insomma, mi pare di capire, no? Cioè, capiamo che il Comune è chi ha fatto quell'operazione, ci sono troppe situazioni che a nostro avviso non vanno in quella riserva, anche in altre, e quindi noi chiediamo alla Regione di un intervento molto duro su quello che è accaduto.